Ora l'ultima domanda, il valore della tensione anodica che accelera gli elettroni. Gli elettroni vengono prodotti qua, accelerati in questo breve spazio, da una tensione anodica di solito di alcuni kilovolt. In questi pochi centimetri tra il luogo di produzione degli elettroni e il punto in cui ricevono, anzi raggiungono la massima velocità, in questo ristretto spazio c'è un campo elettrico E0, l'ho chiamato E0 per distinguerlo dal campo elettrico E che sta nel condensatore. E0 molto intenso, generato da una grossa caduta di tensione delta V0, che appunto è la tensione anodica. Grossa caduta di tensione in pochi centimetri, quindi in uno spazio molto breve. E questi elettroni vengono accelerati nella direzione contraria al campo elettrico, perché sappiamo che gli elettroni sono cariche negative. Invece di utilizzare le formule del moto uniformemente accelerato, conviene utilizzare la conservazione dell'energia. L'elettrone al momento della sua produzione è praticamente fermo, non ha energia cinetica, ha soltanto energia potenziale elettrostatica data da E per delta V0. Delta V0 è questa tensione qui. Poi progressivamente, mentre viene accelerato, perde questa energia potenziale elettrostatica e la converte in energia cinetica. Energia cinetica l'ho chiamata 0 perché dall'energia cinetica poi ricaverò la velocità V0. Quindi ho chiamato 0 pure questa. Ora l'energia cinetica finale, quindi nel punto di massima velocità alla fine dell'accelerazione, la conosciamo già. Infatti prima abbiamo calcolato la velocità con cui gli elettroni entrano nel condensatore, cioè la velocità che hanno acquistato questi elettroni grazie all'accelerazione anodica. E questa velocità era poco più di un decimo della velocità della luce. Infatti il rapporto V0 su C ci dà l'11% all'incirca. Quindi l'11%, abbiamo detto anche prima, è una percentuale poco relativistica, un beta poco relativistico. Quindi possiamo con buona approssimazione utilizzare la formula dell'energia cinetica classica, 1/2 mv² alla seconda. Perciò possiamo poi invertire questa formula per trovare delta V0. Se vogliamo fare invece il calcolo esatto, l'energia cinetica la dobbiamo esprimere nella forma relativistica, γ-1mc², dove gamma è il fattore di Lorentz, che conosciamo già, 1 fratto la radice quadrata di 1 meno beta quadrato. Il calcolo è più lungo perché noi dobbiamo partire dal valore di beta, che è circa l'11,3%, calcolare con questa formula gamma, poi sostituire gamma in quest'altra formula e calcolare l'energia cinetica degli elettroni, l'energia cinetica con la formula corretta, esatta, relativistica. Però siccome l'11% è una velocità abbastanza poco relativistica, possiamo eseguire quest'altro calcolo e il risultato dell'energia cinetica non sarà troppo diverso. Quindi facciamo la formula inversa e troviamo delta V0, la tensione anodica, dividendo l'energia cinetica diviso E. Ecco qua il calcolo. L'energia cinetica, abbiamo detto, 1/2 mv², questa è la massa dell'elettrone, sotto la carica dell'elettrone, e il risultato a conti fatti è 3,27 kV, che è una tensione anodica in linea con le nostre aspettative, cioè alcuni kV. 3,27 kV è l'unità di misura, viene volt da chilogrammi per metri al secondo quadrati diviso coulomb. Separando metro quadrato in metro per metro, qui viene il newton per metro su coulomb, ma il newton per metro è il joule, joule su coulomb, volt. Abbiamo finito perché abbiamo trovato questa tensione anodica. Ci manca l'ultima domanda: se gli elettroni sono relativistici e perché? In realtà già l'abbiamo detto prima che con una velocità che è l'11% della velocità della luce gli elettroni sono poco relativistici, però possiamo anche fare il controllo con l'energia cinetica, confrontando l'energia cinetica con l'energia di riposo, che è mc². Se l'energia cinetica è molto minore dell'energia di riposo, come infatti sarà in questo caso, allora possiamo dire che gli elettroni non sono relativistici, NR, non relativistici. Calcoliamo quindi questa energia cinetica.
Possiamo utilizzare le formule di prima, un mezzo mv0 alla seconda, oppure, come abbiamo detto prima, la formula esatta relativistica, oppure per fare ancora prima calcoliamo l'energia cinetica semplicemente moltiplicando E per delta V0 che abbiamo trovato. Quindi E per delta V0 sono 3,27 kV per E, la carica dell'elettrone, quindi 3,7 kV. Quindi keV. Questa energia cinetica la dobbiamo confrontare con l'energia di riposo. La calcoliamo, massa dell'elettrone per la velocità della luce al quadrato. Il risultato viene Joule, 8,20 per 10 alla meno 14 Joule, che poi trasformiamo in electron volt dividendo per il fattore di conversione tra Joule ed electron volt, che è 1,60 per 10 alla meno 19. Il risultato di questa energia di riposo è 512 keV. Quindi la nostra energia cinetica, cioè gli elettroni hanno energia cinetica a 3,27 keV. L'energia di riposo è molto più grande, è 512 keV. Quindi è confermato che l'energia cinetica, 3,27 keV, è molto minore dell'energia di riposo. Se vogliamo calcolare il rapporto tra l'energia cinetica e l'energia di riposo, dobbiamo dividere 3,27 diviso 512 e fa circa 1 su 150, grosso modo. A conferma che l'energia cinetica è molto più piccola dell'energia di riposo.